Benvenuti in Superbike, il programma dedicato agli appassionati di biciclette, ai professionisti e a chi semplicemente ama trascorrere la vita su due ruote. In questo programma vi parleremo del passato, del presente e del futuro della bicicletta. Vi presenteremo le migliori bici da corsa della stagione, i nuovi modelli di mountain bike, city cargo ed elettrobike e tutto ciò che fa tendenza, nonché curiosità, pillole tecniche e consigli legati alla salute ed al benessere del ciclista. Siete pronti? In sella! In questa puntata torneremo a parlarvi di Pump Track, portandovi con Ivan Casalatina nella sua Tavagnasco Pump Track, accompagnato da una squadra d'eccezione, la Bike School Scott Sumin, saltando poi in sella con Giuseppe Mangone alla strabiliante Santa Cruz Bullet. Infine vi daremo alcuni consigli sulla salute e sul benessere dello sportivo. Bene, partiamo! Nelle scorse puntate vi abbiamo introdotti al pump track, il cui nome pump deriva dal fatto che il ciclista utilizza il peso del proprio corpo per pompare la bicicletta sui dossi e sulle curve, mantenendo la velocità senza dover pedalare costantemente. Il pump track è diventato sempre più popolare negli ultimi anni come una forma di allenamento e di divertimento per i ciclisti di tutte le età e tutti i livelli di esperienza, nonché la sede di eventi sportivi come gare di BMX, mountain bike o altre competizioni a due ruote, senza contare le gare di freestyle sui roller. Consente inoltre di sviluppare la tecnica di guida, di migliorare la coordinazione e la stabilità e aumentare la resistenza fisica, nonché il controllo della bicicletta. Ma come nasce una pista pump track? Come è strutturata? Chiediamolo ad un esperto! Ed eccoci qui con Ivan Casalatina, ideatore e costruttore della Tavagnasco Pump Track, la pista pump track privata più grande d'Italia, nonché presidente della 7CASD. Ivan, com'è nata la Tavagnasco Pump Track? La Tavagnasco Pump Track è un'infrastruttura che abbiamo ideato e costruito. Io sono, diciamo, l'animatore principale, chiaramente non sono da solo perché le cose non si fanno mai da soli. E l'abbiamo realizzata perché noi siamo innamorati del nostro territorio, del Piemonte e dell'Alto Piemonte in questo caso, verso la Valle d'Aosta, perché nelle nostre zone ritenevamo ci fosse una carenza di proposte contemporanee per fare attività in maniera trasversale. In che senso trasversale? La pump track è una proposta chiaramente sportiva, molto interessante perché è multidisciplinare, si può accedere con e fare attività con le biciclette, con gli skateboard, con i monopattini e con i roller. È un'ottima prescistica, infatti sono venuti a trovarci tutti gli atleti della nazionale italiana, sia sci che snowboard, perché è atleticamente molto intenso e quindi è un ottimo allenamento per il fiato, le gambe, i tempi di reazione, siccome ci sono molti stimoli. Vedete, oggi abbiamo questo splendido sottofondo di questi ragazzi che è la prima volta che vengono a trovarci, in tantissimi, e vedete che appunto l'attività da svolgere in pump è molto intensa e richiede un'estrema attenzione a mille dinamiche. Ivan, com'è strutturata la pump track? La nostra pump track è l'unica in Italia ad essere strutturata con due macro aree separate ma collegate. Quindi abbiamo una pista più piccola che sviluppa 90 metri lineari in asse ed è ottima per i più piccoli e l'avvicinamento dei principianti all'attività in pump track. Quindi non incute timore, le VUP sono molto basse e contemporaneamente permette di tenere separati nelle due aree i più piccoli dai più esperti, che usano invece questa più grande che sviluppa 220 metri in asse. E chi può accedere a questa pump track? Tutti possono accedere a questa pump track.
possono accedere. L'atleta più giovane che viene a fare attività da noi deve ancora compiere 2 anni e viene con la Balance, la bicicletta senza pedali e senza rotelle, passando per gli atleti nazionali, ragazzi di tutte le età. E l'atleta più age che abbiamo avuto aveva 73 anni ed ha girato 1 ora e mezza. Quindi è una pista aperta a tutti. Noi siamo sempre presenti, facciamo l'avviamento per tutti i principianti e chi non è in grado, anche se non ci sono istruttori presenti. Se invece chi fosse interessato, siamo collegati con degli istruttori chiaramente certificati e abilitati, con i quali possiamo organizzare dei corsi o singoli o per gruppi, e mettendoci d'accordo sulle date con gli interessati. Ivan, e come contattarvi? Allora, noi siamo contattabili ovviamente sia sul cellulare che via WhatsApp che online. Abbiamo i canali social presenti, dovete cercare Turin Outdoor Park. Trasmettiamo inoltre in live streaming le attività del parco quando è aperto ovviamente, quindi sia su YouTube che su Facebook. Anche lì dovete cercare Turin Outdoor Park live streaming sia su YouTube che su Facebook. Ed eccoci qui con Fabio Pasquale, presidente della Bike School Scozumin. Ciao Fabio! Ciao! Fabio, com'è nata la vostra squadra? Allora, la Scozumin nasce nel 2015, l'anno dopo abbiamo subito attivato il progetto della Bike School e siamo andati avanti circa 3-4 anni, poi ci siamo dovuti fermare. Allora abbiamo fatto rinascere questo progetto da quest'anno, andando a inserire tanti grandi maestri che vedete qui intorno a me, che collaborano con i quali collaboriamo da tanti anni, e da qui abbiamo iniziato ad affrontare il discorso dell'inizio del mondo del ciclismo per i bambini dai 5 agli 8-9 anni, in modo che possa essere per loro un buon inizio per questa disciplina. E dove vi allenate di solito? Noi ci alleniamo al Bike Park di Almese. E oggi in realtà siamo qui a fare una grande super gita al bike park di Tavagnasco, in modo che i ragazzi possano divertirsi tantissimo. E quali discipline praticate? Noi sostanzialmente, principalmente la mountain bike, e facciamo avviamento alla mountain bike per i bambini, come ti dicevo prima, dai 5, anche 4 anni, quelli bravi, fino ai 9 anni, tutta questa prima fascia d'età. E come possiamo contattarvi? Chi fosse interessato a venire con noi o anche solo a fare una prova insieme al nostro gruppo possono contattarci sui nostri social network, Instagram, Facebook, e venire così poi al bike park di Baudo che si trova ad Almese. Ed eccoci qui con Mangone Giuseppe per presentarvi una bici sensazionale, la Santa Cruz Bullet CC. Giuseppe, raccontaci qualcosa in più di questa meravigliosa bici. Allora, questa bici ha come tipologia il gravity nell'enduro, quindi la andiamo a selezionare su quella fascia. Escursione di forcella 170 con un angolo di sterzo da 64 gradi. Al posteriore abbiamo un ammo sempre escursione 170, quindi questo fa sì che nella discesa è eccezionale, molto sicura e affidabile. Esce nella versione mixed, quindi davanti ruota anteriore da 29 e al posteriore 27,5. Riguardo al gruppo cambio? Il cambio è una trasmissione XX1 di casa SRAM Gold, 12 velocità. La bici viene montata con un impianto MT7 Magura 4 pistoncini. Parliamo di geometrie. A livello geometrico la bici in taglia media nasce con 64 gradi di angolo di forcella e 77,2 gradi per l'angolo sella. Questi gradi quindi fanno sì che nella pedalata è molto efficiente. L'angolo sella è di 77,2 gradi e questa peculiarità fa sì che ti rende molto efficace nella pedalata, nei trasferimenti e nei falsi piani. Quindi la bici è molto reattiva e veloce. Giuseppe, passiamo al motore.
Il motore è un EP8 del gruppo Shimano, 85 Nm come coppia, e la batteria sempre Shimano da 630 Watt. La cosa bella di Shimano è che ha la possibilità di fare i due profili, puoi modificare la coppia di Newton metri del motore in base a cosa bisogna fare, se fai alta montagna o se fai dislivello, se fai tanti chilometri, quindi usi un profilo per le lunghe distanze, le escursioni e quant'altro, e l'altro profilo lo puoi utilizzare per un ambito race. Giuseppe, che cos'è il Virtual Pivot Point? È il sistema di leveraggio di Casa Santa Cruz, che detto nel breve è il VPP, e questo ti consente di tenere la bici sempre incollata al terreno e sentire le sensazioni che ti trasmette pilota e terreno. Bene, non vi resta che provarla! E ci troviamo qui nella nuova sede di Corso Dante di Ad Personam per parlarvi del nuovo progetto di Easy Cycling. Questo progetto Easy Cycling ha lo scopo di aiutare tutti i ciclisti, ad aiutarli a, appunto, a pedalare in maniera più confortevole, andando incontro a quelle che sono le proprie esigenze di comodità e o di dolori durante la pedalata. E chi fa parte di questo progetto? In questo progetto partecipano diverse figure professionali, a partire dall'osteopata, in questo caso il dottor Ugo Laborn, che si occupa della fase iniziale di anamnesi, raccolta dati e poi di analizzare tutti quelli che sono i dolori durante la pedalata. La figura di un esperto ciclista e biodinamico, nel nome di Franco Gioda, che ci dà una mano nella sistemazione da un punto di vista pratico della posizione in sella dell'atleta sulla bici, e della figura del laureato in scienze motorie, che è colui il quale poi, in seguito un po' a quelle che sono le indicazioni dell'osteopata, consiglia esercizi di allungamento, mobilizzazione e o attivazione al ciclista. Bene, è giunta l'ora di salutarci. Se volete inviarci consigli, suggerimenti o video delle vostre performance in bicicletta, se siete parte di una squadra e volete salire in sella con noi, scrivete a superbike@rete7.it. Ci vediamo su Rete 7, numero 13 del telecomando, stesso giorno, stessa ora. Superbike, tutto il meglio solo per voi.